Ciao a tutti ragazzi, sono Marco Verosaf, Ultimate Team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Josip Ilicic versione TOTS, trequartista sloveno della Fiorentina che riceve questa carta TOTS grazie alla sua presenza nel Team of the Season Most Consistent But Never If, cioè il Team of the Season scelto dalla community in cui possiamo trovare però solo giocatori che non sono usciti IF durante il corso dell'anno. Comunque, passiamo al giocatore. Josip Ilicic, davvero molto molto forte, mi è divertito davvero tanto. Però passiamo subito a vedere le sue statistiche sulla carta. Troviamo 85 numero, 78 in velocità, 87 dribbling, 87 tiro, 43 difesa, 89 passaggio e 72 fisico. Rispetto alla sua versione NIF, ha ricevuto un più 6 in velocità, più 7 in dribbling, più 8 in tiro, più 6 in difesa, più 7 in passaggio, più 7 in fisico. Quindi upgrade davvero illustri, davvero è stato pompato tantissimo in questa sua carta TOTS. Passiamo adesso a vedere le sue statistiche sulla carta. Il 78 di velocità diventa 74 accelerazione e 80 velocità scatto. La velocità non la inserisco tra i pro, però inserisco l'accelerazione tra i contro, perché davvero è troppo poco 74 per raggiungere la sua velocità massima, che comunque non è tanta. Ci mette davvero troppo praticamente, perché sul primo passo diciamo rallenterà sempre e si troverà sempre un difensore alle costole. Passiamo adesso al dribbling. L'87 sulla carta diventa 72 agilità, 41 equilibrio, 77 riflessi, 94 contro la palla e 90 dribbling secco. Il dribbling secco è indubbiamente un pro di questo giocatore, ma tutto il dribbling insomma è un pro, perché questi valori basso di equilibrio e di agilità e di riflessi non si sentono molto. Riuscirà a dribblare molto bene gli avversari anche grazie alle 4 stelle skill, che anch'esse sono un pro. Passiamo adesso al tiro. L'87 sulla carta diventa 84 posizionamento, 79 finalizzazione, 99 potenza tiro, 97 tiri dalla distanza, 84 tiri al volo e 82 calci di rigore. Purtroppo la finalizzazione è un contro di questo giocatore, perché davvero non so perché l'ho messo, perché con i long shot, avendo un valore altissimo di long shot, cioè 97 e 99 di potenza tiro, diciamo dovrebbe fare molti molti gol dalla distanza, mentre purtroppo invece quando farà i long shot molto spesso gli capiterà che prenderà un palo, una traversa oppure lo sbaglierà totalmente, e questa cosa l'ho associata a questo valore basso di finalizzazione. Però comunque diciamo vi divertirete lo stesso ad usarlo, perché i long shot li fa molto bene e molto spesso vi riusciranno e farete davvero dei gol bellissimi. Ovviamente il long shot è un pro, come anche la potenza tiro. Passiamo adesso ai valori difensivi, che non ci interessano molto. C'è solo questo 66 di precisione di testa, che è un valore davvero mediocre, però ovviamente non si riescono a tre pro e tre contro, perché come sapete nelle mie recensioni non riesco ad analizzare per bene il colpo di testa, perché su questo gioco con il colpo di testa non ci riesco proprio a giocare. Passando ai suoi passaggi, l'89 sulla carta diventa 85 visione, 90 cross, 90 precisione su punizioni, 90 passaggi corti, 87 passaggi lunghi e 93 effetto. L'effetto è indubbiamente un pro di questo giocatore, davvero un valore ottimo, farà davvero tanti gol al giro. E poi tutti i passaggi comunque sono un pro, perché davvero fa degli ottimi passaggi. Adesso possiamo passare al fisico. Il 72 sulla carta diventa 37 elevazione, 76 resistenza, 76 forza fisica e 64 aggressività. Il fisico diciamo non lo inserisco nel 3-1 e 3-1, perché né cade la prima spallata né comunque è un trequartista diciamo di peso, cioè che va a scardinare le difese andando di sfondamento. Lui si limita a dribblare, a skillare e a tirare dalla distanza. Adesso possiamo fare un riepilogo di pro e contro. Tra i pro troviamo dribbling, potenza tiro, long shot, effetto e 4 stelle skill e ovviamente i passaggi. Tra i contro troviamo 2 stelle piede debole, finalizzazione e accelerazione. Vi potevo finire che adesso 7,5, però se scende adesso al momento costa intorno ai 60k
ed è un prezzo troppo alto secondo per lui, però sicuramente scendere intorno ai 20.000-30.000 e lì vi consiglio pienamente di provarlo. Detto questo, questo video può finire qui, vi lascerò un like, a commentare, a seguirci su tutti i nostri social, ed è per lo stesso, se ti metti in fede è tutto, ci vediamo nel prossimo video, bella!